Anna Falci, non è possibile, pasticcio in diretta ai fatti vostri. Sebaglio in diretta della nota conduttris, centra il colonnello Massimo Morico. Piccola incomprehension in diretta tra Anna Falci e il colonnello. La puntata di oggi, martedì 17 ottobre. Ha visto i protagonisti dei fatti vostri un po' distratti. Proprio dopo l'angolo del fai date con pati ce ha spiegato cam limare i coltelli di casa, la conduttris di Rai 2 hektar voluto der la linea al meteo in modo simpatico, chiedendo al collega. Habisogno di arrotare o di affilare qualcosa. Peccato che l'applauso del pubblico ha impedito a Morico di ascoltare la domanda della presentatrice italo-finlandese, tanto da rispondere. Non posso risponderti Anna perché non ho capito nulla. Non ha nascosto l'imbarazzo, tanto da sorridere a Rosito. Non può rispondere. Non è possibile, ha reagito così la conduttrice riprendendosi subito, dopo il pasticcio in diretta, lanciando gli aggiornamenti meteo. Anna Falci irfrenabile in diretta ai fatti vostri, e in cerca dell'amor. È stata un film in piena oggi la conduttrice di AAE. Di ottimo umor e pronta a divertire e intrattenere il pubblico a casa, si è lanciata in canti, battute e imitazioni. Durante il gioco del porcellino è stata particolarmente loquace con un concorrente, tanto da fargli una serie di domande personali, forse perché ammaliata dalla fosse del diretto interessato. A rincarare la dos ci ha pensato Flora Canto ci ha commentato. Pensavo che era in cerca, da cam era partita. La mokli di Enrico Brignano ha ipotizzato che la collega stesse in cerca di un uomo. Una battuta ironica e assolutamente scherzosa che la della collega. Le due prime donne la piazza di AAE sembrano affiatate e complici, senza risparmiarsi battutin e frecciate, cam avvenuto di recente, dan dosel alla trasmission. Sono leggermente inquietato, la confession spiazzante del conduttor dei fatti vostri. Non è stata soltanto Anna Falci ad avere qualcosa da ridere al colonnello Massimo Morico oggi in diretta. Anche Tiberio Timperi infatti ha deciso di iniziare la puntata di oggi punziciando proprio il collega. Sono leggermente inquietato dalla cravatta del colonnello Massimo Morico. Ha posto così la tensione sulla cravatta con delle nuvole disegnate del collega, che ha risposto simpaticamente. E fai bene Tiberio, fai bene, annunciando il brutto tempo in arrivo. Insomma, un esordio ironico che lo del presentator di AAC di recente e incappato in un errore in diretta, che ha portato Michele Guardi, nelle vesti del comitato, a dover intervenir per ristabilire l'ordine.